Addosso. Rieccomi chat, scusate l'attesa. Guerra! Vediamo come ce la caviamo, va. Ma tanto andrà benissimo, ragazzi, me lo sento. Insomma. No, no, sì, andrà benissimo. Andrà benissimo! Frame? Stiamo perdendo frame? No! Fog Champ Chat! Congratulazioni a Spider per il Centurione Sera, per il Bombarolo e Sein per il Monaco. Congratulazioni. Testa d'oro. Sì. Ok, ci siamo. Dove eravamo lasciato ieri sera? Dentro al dungeon, vero? O era uscito? Ti ricordo che avevamo fatto il dungeon, quello tutto elettrico. Però non mi ricordo. No, era uscito. Ah, sto trasportando troppo peso? Ah, perché ho queste due ascione. E ho anche il meccanismo liccioro. La clip dei vampiri delle cipolle. Qual è la clip dei vampiri delle cipolle? Beh, ragazzi, io no, non mi ricordo nulla. Serve la bobina, streamer. Io direi di Ghost of Tsushima. Ah, cioè sì, il monaco, quello che portava le sacche intorno al collo, mi ricordo. Carino. Carino. Vero. Ora mi ricordo, chat. Ok, andiamo a uccidere questi due. Ok. Perfetto. Che hai per me, eh? Hai dei dindi? Ma non mi ricordo com'era nata quella cosa, Vanni. No, onestamente non mi ricordo. Mi ricordo che mi sono fatto tante risate, quello sì. Però no, non mi ricordo com'è nata. Però sì, mi sono ammazzato dalle risate. Beh, ma alla fine io mi diverto sempre. Cioè, ci sono dei giorni come oggi che magari sono più stanco del solito, però alla fine. Mi diverto sempre, mi rilasso. È una bella maniera per rilassarmi.
E mi aiuta molto. Allora, chat, noi siamo arrivati qui. Allora, in verità mi avevano detto, è questo a Brassar. Allora, facciamo una cosa. Andiamocene un attimo alla città qua. Esatto, cioè sarei bravissimo il deserto. E tanto la bobina non vendono la maniera per fabbricarla, se ovviamente si può fabbricare nella città iniziale, e non la vendono proprio. Passiamo qua in città, vendiamo la roba, vediamo se qua magari vendono la bobina o la maniera per fabbricare la bobina. E poi decidiamo il da farsi. Ne avevo una, però per aprire una porta particolare, sciata, ne servono due. Sono curioso di sapere che cosa c'è dietro quella porta. Ah, bastava un colpo? Oh. Ciao Zucca, buongiornissimo, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? No, sicuramente Cesare, a meno che non è un pezzo di armatura unico. Ah, aspettate, perché io ho sbagliato libro. Giusto, io devo assegnare questo libro, non questo. Questo libro devo assegnare. Beh, ci abbiamo trovato questo libro unico. Il lessico del protettore della luce. Cioè, sicuramente ce ne saranno di migliori, eh. Di sicuro ce ne saranno di migliori. No, tu sei unico, Old, e bentornato. Però, nel frattempo, schifo non ci fa. Ma no, ma come? Allora, quelle mura non so che cosa sono, chat. Ci sono delle mura là sopra. Saranno queste di questo forte. Forse ci si arriva direttamente dalla città. Porta direttamente a quel forte. Chi lo sa? Perché dice che sto portando troppo peso? Ah. Mica capivo. No! Ah. Cavolo. Ma in verità fa pochissimo danno questa spada, ragazzi.
Però mi diminuisce il costo del lancio degli incantesimi. Quindi, meglio di nulla. Ah, cavolo. Ancora non ho iniziato la quest principale, no. Perché ancora non ho deciso la fazione alla quale unirmi, Cesare. Per questo no, non l'ho ancora iniziata. Vabbè, fazione, al PNG al quale unirmi. Mi manca da vedere l'ultimo. Che è quello che sta nel deserto. Cavolo, ma è pieno di banditi, chat. Quello è anche un mago. Ok. Diventando desertica la zona. Questi hanno oro, roba buona. La trappola la sto usando in maniera veramente aggressiva. Cioè, praticamente io vado addosso e gliela piazzo davanti. In verità gliela disegno proprio in faccia. Ok. Oramai. Ah. Chissà. Perché comunque un bel po' di soldi li abbiamo. Vediamo se riusciamo a trovare. Allora, quello che ci interessa è o uno zaino più grande che... Ne ho veramente bisogno. Oppure la bobina. La bobina. Vabbè, degli incantesimi nuovi. Un cavallo, ma non penso ci siano, Cesare. Non credo esistano. Sto usando i lingotti d'oro, sì. Però iniziano a pesare anche quelli. La controllai in passato, Old, tranne la parte del boss che abbiamo visto l'ultima volta. Ma io non mi ricordo neanche dove ho trovato questa bobina, mi sa che l'ho trovata dai Lich. Perché apparentemente ce n'è un altro nell'altro Ziggurat, nel primo dove eravamo entrati per sbaglio, perché lì avevamo trovato... della gente con il bastone del Lich.
Quindi apparentemente nell'altro ziggurat, quello che è segnato come ziggurat abbandonato, c'è un altro lich. Ciao carta, buongiorno, ben arrivato. This worries me. Allora, ti vendo quest'ascia, quest'ascia, questo libro. Poi ti vendo queste pietre del freddo, queste pelle a scaglie, questi piccoli zaffiri. Ti vendo queste pietre del mana. Ti vendo il frammento di palladio, il grosso smeraldo. Sentite, io gli vendo anche questo meccanismo liccio d'oro. Zaino d'avventuriero capienza 35. Tenda di lusso. Ma sarà migliore della nostra chat? La tenda di lusso? Perché noi abbiamo la tenda mimetica. Bonus. Dice sempre bonus medio. Forse l'altro mercante? Vediamo l'altro mercante. Perché qui c'erano sia degli alchimisti. How can I help you? Vediamo un po'. Carica gas, pietra. Malto, straccio. Ok, questo. Allora, intanto facciamo una cosa. Dammi 5 di questi. Viva scatti, chat. Viva scatti? Ah, sì, è vero, ogni tanto vi scatticchia. Veramente scatticchia un pochino anche a me. How can I help you? Apparentemente la tenda di lusso è migliore della mia. Ma gli zaini no, non ce l'ha. Le bobine non ce l'ha. E niente, chat. A questo punto vendo. Dov'è? La mia tenda mimetica. Mi compro una tenda di lusso. Gli do degli scarabei. Del vino. Lo straccio. Lo smalto. Poi ti do le ossa, tanto non me le porto dietro. La polvere, tanto non me la porto dietro. Le pietre mi servono. Ti do un lingotto. Ok. E ricevo 11. Va bene. Come siamo messi con l'acqua? Direi bene. Allora, quindi per andare nel deserto, noi dobbiamo uscire da qua. Chissà come sarà la tenda di lusso. Avrà tipo la vasca, il divano. Che dite?
E devo andare. Allora, noi stiamo qua all'incrocio, devo andare a sud e poi devo svoltare a sinistra. La Valempa è molto anni 70, old. Ok. Oh no! Oh. C'è quel cervo arrabbiatissimo, chat. C'è il super cervo arrabbiato. Questo. Ok. Un'azione, che fastidio. Stasera ce la facciamo a superare il deserto. Quindi io devo andare di qua. Ok. Sì, ce n'ho un bel po'. Poi dobbiamo scendere di qua. In verità, quelli sono molto aggressivi. Quelli tutti rossi. L'altra volta mi ha attaccato uno senza motivo. E mi ha quasi ucciso. Ma no, stava sul lato di una collina. Vede che temono la mia potenza magica, sentono il potere magico che sfrigola in me. Di qua si dovrebbe andare nel deserto. Ma sta lontanissimo. Chat, ma è lontanissimo il deserto. Ok, noi arriviamo da qua. Qui c'è un'oasi e la città è qua giù. Sì, è la prima volta che vengo nel deserto. E non mi piacciono i mostri che sto vedendo.
Sono morto. Mi ha portato direttamente in città. Cioè, quelli erano mostri che si trovano in giro normalmente. Ma perché non si possono schivare quei cavolo, quelle sferette ti inseguono, Shata. Cioè, quelle sferette ti inseguono fino alla morte. Cioè, io ho provato a schivarle, chat, però... La fortuna ha voluto che un gruppo di mercenari sia accorso in tuo aiuto. Con un tuo grande sollievo ti riportano in comune alle porte di Levante, gratuitamente. Poi si incamminano allegramente verso la Lucanda. Sicuramente si vanteranno con le cameriere di averti salvato la vita senza chiedere nulla in cambio. Beh, io mi accampo in città con... Cioè, che devo fare? Bella! La tenda di lusso. No, era micidiale, man. Beh, il problema è che ci si è messo anche l'uomo infuocato. Se fosse stato il cervo da solo, magari ce l'avrei fatta. Però anche con l'uomo infuocato... Can I... This worries me. Che vende? Allora, vediamo qua chi c'è. Allora, io sicuramente... Sono entrato da qua. Sto puntando verso est, sì, quindi sono entrato da qua. Davanti c'è il negoziante. Poi c'è un addestratore. C'è un sarto. C'è un ingegnere. Forse l'ingegnere ha le bobine, eh. Questo non è un mercante. Sì, è un altro negoziante. Che vende? Cos'è questo? Zaino cassaforte? Zaino alchimista. Zaino commerciante 100 porta, chat. C'è la tenda del mago. Ah, la berretta di funghi secchi. Questo porta 100 oggetti, chat. Ma ne porta 100, chat. Sono ben 25 in più. Sono ben 25 in più. Torcia di ghiaccio. Allora, intanto mi prendo questo. Vediamo gli altri commercianti, poi al massimo ci torniamo. Can I help you? This worries me. Forse trasforma anche il soffio in soffio di ghiaccio. Forse. Chi lo sa? Chissà come si ricarica la torcia di ghiaccio.
Yes. This worries me. Che vende? Cappello seppellitore. Maschera da segugio. Velo del deserto. Veste clan sage. Costo in mana meno 20. Vestiti da ballo viola, costo in energia. Scusa, la mia quanto dà di riduzione del mana? Meno 25. Cioè meno 15. Quelle vesti danno meno 20. Guerra! Mi sa che mi rifaccio il set, chat. Oh, ho sbagliato. Scusate. Mi sa che mi rifaccio il set. Così ci togliamo anche la debolezza dal fulmine, no? PogChamp chat! Congratulazioni a Doke per il centurione Manno, per il pezzo da 50 e Zucca per il berserker. E quella verde. Oh, quanta brutta gente. Quindi dicevamo, scusa, quanto... Che cos'era? Veste Clan Sage. Costo in mana meno 20. Ciao Alu! Buongiorno, ben arrivato. Qui c'è proprio la veste arcana. Che dà costo in mana meno 15. Veste Clan Sage, costo in mana meno 20. Allora facciamo una cosa, fatemi togliere proprio, così li paragono. This worries me. Allora, la mia dà meno 15. Però mi dà dei bonus ai danni. Mentre questo non dà bonus ai danni. Ciao Trupain, buongiorno. Sapete che non so che fare, chat, perché è vero che prendo più danno dal fulmine, però questa mi dà dei bonus ai danni. Mentre questa non mi dà bonus ai danni. Ma io mi terrei questa del Lich, chat. E congratulazioni, Trupain! Sono contentissimo! Tantissimi auguri a tutti quanti! Tantissimissimi auguri, Trupain! What can I do for you? Che insegna? Pallotto la distruzione. 50% di meno di riparare il tuo equipaggiamento. Ah, buono. Molto buone queste due, però mi servono soldi.
Sono veramente contento, Truvain. Can I help? This worries me. Ok, dammi. Te ne vendo tre. Così ho un po' di cash. Andiamoci a prendere queste abilità molto bellissime. Ma ci mancherebbe, Trupei. Ok. Una notizia così bella. Quindi adesso giro. Vado dritto, poi giro a sud. Mi ritrovo a sinistra. Vado dritto. Giro a sud. E mi ritrovo a sinistra. Qui c'è il fabbro. Listen. Oh boy. Che vende? Zaino cassaforte. È che sai come si fa la bobina, fabbro? No. Sanno un tubo questi, chat. How can I help you? This is troubling. Eccola una bobina, ne ha tre. Questa lanterna dispone di una bobina di alimentazione fa avanzata la luce per periodi di tempo estremamente lunghi. Pallottole. Pistola, pistola. Trappola, spuntoni. Ma le vogliamo prendere tutte e tre le bobine, eh? Allora, gli lascio i funghi stella, le pelli, le corna. E niente, un altro pezzo. Ah, perché sennò rimango senza soldi. Ok. Quindi lo zaino ancora non l'ho preso. Qui c'è l'alchimista e qua sotto c'è l'addestratore ladro. Ma quindi, ciao Paccia, buongiorno. No, non si fa, non posso passare da qua. Passi fondi. Quindi devo cercare di andare. Si aprono queste porte? Ma ve l'ho detto ragazzi, Viven non si trova molto a suo agio a fare gli stream. Oh, una cesta. Ah, però. Mi son perso, chat. Sto cercando il ladro, ma non lo trovo. Qui dice che c'è un addestratore. Cioè, in teoria, da dove sono entrato io?
Cioè, da qua? Dovrebbe essere la prima a destra e poi sempre. Cioè la prima a sinistra. E poi sempre dritto. Ma sto sbagliando qualche strada, chat. Cioè dovrebbe essere tipo. Ah, è lui! Oddio, mi sembrava un What manichino! can I do for you? Pozzetto di piazzare trappole con piastre e pressioni complesse. Pugnalata alla schiena. Questo ce l'abbiamo. Che fa questo? 50% del costo di energia schivare. Pozzetti di schivare senza impedimenti anche quando si indossa uno zaino. Buono! Ah, quello è ovvio, chat. Che domande. Io non ne ho le di skill, quindi. È comunque sia una lotta impari di partenza. Perché c'è un bambino dentro una gabbia? Bah. How can I help? This is troubling. Andiamo un po'. Bah. Sì, questa città è carina, chat. Però. Sono un po' incerto. Se prendere o meno il mega zaino. Onestamente. Can I have this worries me? Sono un po' incerto, chat. No, non ce l'hai il jetpack, però ci consente di portare dietro tanta roba. Cioè, in verità adesso con gli oggetti me la sto cavando abbastanza bene. Quindi. Allora, fatemi vedere una cosa, chat. Allora, dal deserto non si va da nessuna parte. Ci manca, in giardino mora, una sola cosa da vedere, chat. Mi dispiace un po' perché costa un pochettino farlo. Ovvero, la città quella del DLC. Costa un pochettino andarci. Can I help you? This worries me. Però.
Allora, quanto costa? This worries me. Yes. 200 d'argento e 4 razioni. Well, my friend. Le razioni lui le vende. Mi si è... Si è buggato il puntatore. Ok. Quindi 200 e 4 razioni. Allora. Perché? Ok. Perfetto. Can I help this worry? No, bisogna pagare questo. Yes. Paccia. Sì. Pensavo fosse questa qua la città della magia, però non c'era Maghi. Ah, è vero, qua però ci avevano detto che c'era l'accademia. Sì, e può spawnare anche a caso all'interno delle mappe, paccia. Però non lo trovi all'esterno del carretto, ma lo trovi all'interno dove si vedono quelle grate che stanno sul lato. Decano di ingegneria. Decano naturalista. Allora, io sto puntando verso nord, quindi sono entrato da qua. Chef, mercato, alchimista, fabbro. Chef, accademia. C'è l'accademia proprio... Ok. Direttore degli affari mercantili. Ti do benvenuto al mercato di Armattan. Qui troverai merci da tutto il continente. Scegli e prova liberamente ciò che ti interessa. Addio. What do you need? Che vende lo chef? Ma è un gelato! Bagatelle. Bagatelle? Bagatelle? Cheesecake? Cipate? Marmellata di bacca strisciante. Che schifo. Tartina di bacca strisciante, insalata filante, marmellata di bacca, pane, panna fresca, pasta pungente, sandwich alfa. Apprendiamole. Un curioso chat. Cacciatore. Can I help you? Sarà il panino alfa. Spuntoni. Arco galvanico. Carica incendiaria. Gas nervino. Ma che... Armaiola. Lancia brutale. Claymore Lich d'oro. Spada assassina. Spada Lich d'oro. Ma che cavolo. Questo vende solo zaini. Però chat non c'è. Mi sa che lo zaino quello grande stava solo lì. Ci sono altre bobine.
zaino di Bosu. Borsa scaglie. Proviamo, chat. Vediamo che sono. Che cos'è? Sarà lo zaino di Bosu e la borsa a scaglie. Borsa a scaglie. Capienza 60. Boh. E lo zaino di Bosu. Capienza 75. Servono però qua, tre pelli di Bosu e la borsa a scaglie. How can I help you? Qui che cos'ha? Elisir assassino. Non avevo altre cose da venderti. Senti, intanto prenditi una saccoccia. Qui c'è un'altra armeria. Allora, incenso cometa. Pozione quarzo. Allora, io quindi, ops, sono al mercato. Dove c'è l'alchimista? Che era lui, giusto? Robin Garnet. Sì. A sinistra di qua c'è il fabbro. Qui c'è un altro vendor. Tu sei un altro vendor? Negoziante. Abito nobile scuro. Torce. Ah, chat! Ci siamo dimenticati di prendere quella torcia! Com'era la torcia di ghiaccio? Mi sono dimenticato di comprare la torcia di ghiaccio. Want to buy something? Rip. Rip torcia di ghiaccio. Can I help you? Questo è un altro chef. Quanti... si mangia forte qua, eh? Vero? Le uscite sono momentaneamente chiuse. No. Chi è che incontra in questa città? All'accademia. Io in là volevo andare. Volevo andare all'accademia. Però mi sa che devo salire qua. Ah, è vero, Shata. Però sto proprio in un'altra regione. Io sto proprio a nord. Quindi non so se magari qua adesso nevica in maniera perenne. Oh, hey there. Oh, salve, non farci caso, sto solo lavorando a quattro potenziali progetti contemporaneamente. Ci sono così tante tecnologie dimenticate che voglio decodificare e superare. Scusami. No, non volevo. Questa dovrebbe essere l'accademia. Sembra abbastanza magica. Welcome to Sorbor Academy. Ho sentito dire che c'è una ley line a Armatan. Dove posso trovarla? L'accesso è libero. Se vuoi imparare ad attingere il tuo nuovo potere, saremo lieti di aiutarti. A pagamento si intende.
Però non ci sono degli insegnanti? Greetings, friend. E quello laggiù è Artois, è un po' imbranato, si è quasi fatto ammazzare in uno scontro con un gambero pistola vicino al lago. Ma credo che abbia del potenziale, ha un cuore d'oro e con un po' di disciplina e forza potrebbe convertirsi in un eroe. Born and raised in a war camp near Carbaron. Però and traps and patrols are what keep so many scourge confined to the gates of Catharsis. Se molte forze della rovina restano confinate alle porte della Catarsi, lo si deve ai nostri accampamenti e alle nostre trappole e pettuglie. Elat si attribuisce gran parte del merito e il suo contributo è certamente importante, ma sono il nostro sangue e i nostri sacrifici a tenere a bada il grosso delle orde. Mi allierò con chiunque possa aiutarmi a creare i contatti che mi servono. Non sono qui tanto per imparare quanto per incontrare persone adeguate per garantire che il mio accampamento sia ben rifornito e preparato ad affrontare la rovina. I've got my eyes on the military branch. Ramo militare? Watch your back, friend. Però io volevo trovare dei trainer, chat. Pensavo ci fossero dei trainer qua dentro. Decano della storia. Every artifact and ruin we discover is a new source of heartbreak. We've lost so much because of the scourge. Questo è Artois. Welcome a meno che vorrei scrivermi cosa Academy sai dirmi. Is the greatest house of learning in Se vuoi imparare la storia, la matematica, la letteratura o persino l'arte di comandare un esercito, qua puoi farlo. Inoltre vantiamo relazioni commerciali gran lunga superiori a quelle della stessa Levante, quindi se vuoi arricchirti o entrare in contatto con le menti più brillanti di Aurai, questo è il luogo che fa per te. Come faccio a iscrivermi? Prima di tutto firma qui, aspetta un attimo, riconosco quel nome, è una bella scocciatura. C'è qualche problema? Purtroppo sì, stando al mio registro sulla tua stirpe grava un pezzo di sangue alquanto complesso e questo, come dire, ci compra un po' di cose. Ah, deve pure esserci una soluzione. Devono ottenere l'approvazione del direttore degli affari accademici, consegnagli questa nota e lui la esaminerà la questione. Dovresti trovarlo nella biblioteca, ok. Ciao Diego, buongiorno, ben arrivato. Allora, vediamo se nella camera della Leyline is there something you need? Mi insegnano qualcosa, chat. Cos'è questo? Incantesimo? Un incantesimo? Cosa? Cioè, posso... forgiare incantesimi? Cosa? Decano arcano. Welcome. Never under. If you wish. Vediamo che I can train you if del you tocco rovente. I nemici colpiti da questo maleficio diventeranno più vulnerabili al potere delle tue fiamme. Toh. Excellent. Maleficio scottatura. Maestro di maledizioni. Per ogni morte intorno all'incantatore consente di recuperare 5 di salute, mana ed energia massimi. Riduce il 25% di consumo di mana massimo durante il sonno, ma anche il ripristino dell'energia massima. Non mi è molto chiaro. Cioè, mi sembra buono per noi. Sigillo del sangue.
Una pietra oscura aumenta la corruzione del 5%. Aumenta i danni elementari del 15% quando si è deboli e del 30% quando si è molto deboli. Sono un po' incerto su questi incantesimi, chat. Cioè, io li prendo, però non... Cioè, questo, secondo voi, per ogni morte intorno all'incantatore consente di recuperare 5 di salute, mana ed energia. Ma io non ho capito questi. Is there something you need? Questi qua. Cioè, ma io li prendo, chat. Cioè, no, non so onestamente come si creano. Però... collocazione pilastro? Ah, me li ha spostati nella tasca. Cioè, non si possono apprendere? Collocazione pilastro. Guerra! Oh, ho sbagliato. Boh, è possibile. È possibile, Shata. PogChamp chat. Congratulazioni a Shata per il Berserker, Robert per il Barbaro e Nio per il pezzo da 50. Congratulazioni, ragazzi. Molto strano. Cesta verde! Sì. Ok. Ma forse lui mi dice qualcosa? No. Che qua pilastri, chat, non ce ne sono. Forse proviamo in biblioteca, magari ci insegnano qualcosa. Vabbè, sentite, iscriviamoci a questa accademia. Mi sembra la cosa più sensata da fare, chat. Perché qua ne sanno veramente tanto. Sei tu il decano? Sono il direttore accademico. Di cosa si tratta? Come puoi vedere, sono alquanto occupato. Mi è stato detto di rivolgermi a lei per l'ammissione all'accademia. Ah sì, questo complicherebbe certamente la tua ammissione. In circostanze normali un prezzo di sangue non sarebbe un problema insormontabile. Ho visto che tu sei l'unico membro della tua stirpe e hai uno stipendio da guardiano da faro.
Ma ora sono un avventuriero esperto per sua informazione. Niente paura, nessuno viene respinto senza prima aver avuto una chance. Se scartassimo a prescindere ogni impresa rischiosa, non saremmo così ricchi e influenti. Dovrei solo dimostrare di essere una potenziale risorsa, tutto qua. Ti consiglierei di cercarti uno sponsor. Fossi te, proverei con il decano arcano, il decano militare o il direttore degli affari mercantili. Al momento potrebbero essere quelli più disposti ad aiutarti. Ok. Ok, perfetto. Vai dal rettore, mostragli la firma dello sponsor e si apriranno le porte dell'accademia. E per forza, paccia, noi siamo dei super maghi. Andiamo per forza con il decano arcano. Chi è questo? Ma che statue ti sei messo vicino? Rettore Raul Salaberry. It's you. Voglio addestrarmi con te. Maleficio condanna. Prepara il tuo nemico a ricevere molti più danni da fulmine. Voglio venirti incontro. Che ne dici di 50 monete d'argento? It's something you should know. Questa old? Allora, cosa? I miei studi sul cristallo Torre di Guardia mi portano a credere che la rovina abbia un legame innato con i regni dei sogni. Dormire vicino a una Torre di Guardia spesso provoca orribili incubi. Sospetto che valga lo stesso per le creature della rovina. Ah. Ho fame. E non so, non ho ben capito questa cosa che ho trovato dei pilastri. A parte che vedo che sotto è tutto aperto, ci sarà una maniera per scendere giù. Presumo. Mi serve uno sponsor per iscrivermi all'accademia. Potresti aiutarmi? Non sono sicuro di poter. Ehi, riconosco quel nome. Mia cognata Helen ha scritto qualcosa su di te. Sembra che tu abbia preso parte a una grossa missione commerciale con uno stipendio da guardiano di faro. Deve essere davvero intraprendente. Sarebbe andato ancora meglio se la nave non fosse affondata a pochi metri da casa. Correre un rischio è come lanciare un dado. Non sempre si può vincere, questa è la vita. Sono convinto che potresti esserci utile. Sai che ti dico, sei già un mago, garantirò per te. Se ancora non lo sei, usa pure la nostra leyline. Ho fatto ciò che mi hai chiesto. Ah, sei un mago, si vede dal tuo portamento. Bene, fammi firmare quel documento. Ecco fatto, ora riportalo al direttore accademico e dovrebbero ammetterti senza problemi. Beh, easy. E mi ha anche dato un tortino di viola zucca, così tanto per gradire. Quando entri nell'accademia ti regalano un tortino, chat. Ma perché molto probabilmente mi avrebbe chiesto tipo di sacrificare i punti ferita e il mana per entrare, però io già l'ho fatto. Ora ti resta una sola cosa da fare per entrare nella complessa pratica della tua missione. Vai a parlare con il rettore. Ok. Vabbè, stai calmo però, tipo. Il rettore è quello con la moglie fatta in statua. Rettore? Ah, sei stato tu, ti stavo aspettando. Vedo che il direttore accademico ha approvato la tua domanda. Sì, dopo avermi fatto fare i salti mortali, ma non è vero. Se questo è un problema per te, ti consiglio di considerare la tua domanda di iscrizione. E dai.
Hai dato prova del tuo potenziale. Sono certo che non avrei problemi a inserirti qui nonostante il prezzo di sangue, ma prima vorrei chiarire cosa significa veramente unirsi a Sorobor. Quando la rovina giunse alle porte di Harmattan, l'antica nobiltà si mostrò impreparata, perdendosi in sterili dispute. Noi invece cogliemmo l'occasione per creare una meritocrazia basata sul potere, no, sul potenziale contributo di ogni membro in vista di un nuovo futuro. Trasformammo la nostra umile accademia in una potenza paragonabile all'intero collettivo della Camera Blu. Unirsi a noi significa entrare a far parte di una tradizione. Te la senti di accettare questa sfida? Bisogna essere audaci, curiosi e desiderosi di guadagnarsi non solo da vivere, ma anche il rispetto dei propri pari. Si dice che siamo in grado di risolvere qualsiasi problema e acquisire qualsiasi risorsa. E tu dovrai essere all'altezza di questa reputazione. Senz'altro, supererò ogni aspettativa. Questo è un punto di svolta per me. Me la sento di assumermi questo impegno con l'Accademia di Sorobor? Senz'altro! Ok. Ma la musica? Take your time getting to know the town and academy. Ok. Beh, vediamo che dice. Queste sono quelle che non posso più fare. Strano però che non c'era. Una di queste chat. I 5 decani della città avranno incarichi per te tra 3 giorni. Chissà se posso comunque sia prendere le case anche nelle altre città. Ora che ho scelto di servire questa di fazione. Però... Welcome to Sorobor Academy. Very well. Enjoy your visit. Questo chi era? Ah, il decano di storia. Bah. At least my labor back. Ah no, sì, ok. Con te già ci ho parlato. Ah no, eccolo il tipo. Trascorrevo giornate intere a copiare i libri di storia e il decano a malapena mi pagava. Dicevo che dovevo farlo per amore della storia, ma gli ideali non ti danno da mangiare. Deve esserci un'alternativa migliore a questi lavori ingrati per fare carriera. Credo di meritare di più. Tutti i sistemi hanno delle scorciatoie, devo solo trovare quella di questa accademia. Boh. Non ho capito ancora questa cosa... Questa sfera non fa nulla? Put 'em up. I'll train ya. Questa sarei tentato, chat, però non lo so. Vedete sotto si vedono altre cose. I was so close in that last experiment. Ci sono andato così vicino con l'ultimo esperimento, se solo riuscissi a trovare la combinazione runica corretta. E niente, questi mi parleranno tra 3 giorni. No, c'è solo lei. C'è lui che è la nona guardia. Qua c'è la Leyline. Is there something you need? Questo non mi dice nulla. Condizioni freddo.
Luoghi antico altopiano. Gladio, antica legione, lancia, antica legione. Arma di palladio. Armatura cenere. Cosa? Arma vergine. Pugnale improvvisato, daga rondella. Notte, luoghi e spazi aperti. Bastone del maestro d'avorio, bastone dello studioso. Condizioni nebbia. Volto degli antenati. Rabbia frantumatrice. Cioè, sembrano degli incantesimi chat che io devo fare in determinati luoghi, ma non ho capito che sono i pilastri. Antico altopiano. Qui c'è un decano naturalista. Qui c'è il decano militare. Li porta sempre all'antico. Andiamo a vedere questo antico altopiano, chat. Magari ci andiamo di giorno. Ma c'è un... hanno impiccato uno? Le tre bobine di alimentazione di questo golem disattivato sono rotte, hanno iniziato a perdere, potresti facilmente sostituirle. Ma c'è qualcosa in questo golem che ti preoccupa seriamente? Sapete, chat? No, non credo sia una buona idea sostituire quelle bobine. Questo cola. Cioè, ha il libro che cola. Ok. Annabelle. Salve, il proprietario di questa casa si è da poco trasferito a Monsore e ha reso l'immobile in vendita. Se ti interessa è tuo. Sì. 500 monete d'argento? Beh, la possiamo comprare, chat. La compriamo. Compriamo casa. Voglio comprare casa! You better have the money. Ce l'hai 500? Ok. No, gli do tutto cash. Ciata. Do tutto cash. Com'è casa? Ah, però! Mi hanno anche lasciato dello zucchero, chat! E anche del grano. Della farina. Posso fare il pane delle razioni da viaggio. Con lo zucchero posso far qualcosa? Ho anche della pelle appesa, non so perché. Ho anche una mappa. Ho della pietra oscura, ca carapace puro. Ah, che fico! Il kit alchemico già dentro casa, ma è fichissimo. Ho una... Sarà un'altra moglie del decano? Non so perché ho due letti separati.
Ma la cesta? Ho anche il latte. Ho anche l'acqua potabile. Ah, eccola la cesta. Che c'è dentro? Della panna fresca. Ma, cioè, questa roba da quant'è che sta qua, chat? Cioè... Ma... Che, fa qualcosa? Va bene come cibo. E sentite, allora questi incantesimi per adesso, finché non ho capito come funziona, lo rilascio qua. Compreso il 10 di lino, il grano, le razioni da viaggio, il latte, la panna. Scusate, singhiozzo, la farina. I dolci, vabbè, me li porto. Lo zucchero. Ok, cioè non... Aspettiamo il giorno, chat. Quale spider? Perché ne abbiamo fatti... tre ieri mattina. Abbiamo fatto Genshin, Unto the End e Monster Sanctuary. Costa meno il villone dell'abilità, Cesare. Costa meno la casa di apprendere un'abilità su questo gioco. Ma andiamo a vedere fuori. Antico altopiano. Ah, sembra un bel posto. Sembra un bel posto, chat. No? Non vi sembra un bel posto? Vediamo. Ma non è collegato con nulla? C'è un teschio, cimitero antico. Orologio del centro. Ippodromo. Villa dei quattro venti. Ponte del vecchio teatro. Ma la cosa strana, chat, è che non è collegato con nulla. È una cosa veramente bizzarra. Tortura, malocchio. È la mia resistenza al gelo. Protezione dal caldo. No, non mi serve la protezione dal caldo. Serve la protezione dal freddo. Non l'avevo quella che mi proteggeva dal freddo, chat. Non avevo la protezione dal freddo. Mi sono già raffreddato? È stato un attimo. Ma qua non è perennemente inverno, vero? Perché io già mi sono congelato. Perché se è perennemente inverno...
Mi sa che mi devo fare un abbigliamento diverso, ragazzi. Forse conveniva passare l'inverno nel deserto, a esplorare il deserto e poi venire qua a fare le altre cose. Ma è possibile che è già inverno? Giorno 80... Sì. Cos'è? Uno scheletro? Ma che cos'è? Ciao! Ciao Andrea, buongiorno, ben arrivato. Golem spada. Oh, ok. Che cosa faceva il raffreddore, chat? Rigenerazione energia meno 15. Un danno da gelo ogni secondo. Niente, mi devo andare a comprare i vestiti invernali, chat. Dannazione. Devo tornare in città a comprarmi i vestiti invernali. È stupido inverno che mi coglie sempre di sorpresa. Sempre. Ma è la strada giusta? No, perché mi sa che la città è quella. Come la va, Andrea? Tutto bene? Che fregatura. Ma è veramente... Cioè, proprio senza preavviso. Poi sarà che ho avuto la sfortuna di passare dal deserto a questa zona dove è inverno. Quindi... Un po' stanchino, Andrea, oggi. Però, bene. Allora... C'era una specie di... Need something? Di tipo che vendeva i vestiti, vero? Is there something you need? Vero? Ah, non mi dire che non c'è nessuno che vende vestiti. You better have the money. Oh, eccolo. Protezione freddo 20. Ma questi due dovrebbero bastare, chat. No? Che dite?
È che mi sa che la notte fa più freddo, non posso mangiare il riso. Cioè, è vero che potremmo usare la... Possiamo provare a prendere solo l'armatura di pelliccia? Per 30 servono tutte e due. Quanto vuole? 325. E ho finito i soldi, chat. Dobbiamo trovare una maniera per fare altri soldi. Ah, il mercante non ha abbastanza argento? Ok. Allora, ce l'ho quell'antiraffreddore? Perché se non ho quell'antiraffreddore è un problema. La tisanina antiraffreddore. No, non ce l'ho, la devo fare. Ciao Icky. Cavolo. Non ho la tisanina, chat. Dov'è casa mia? Dovrebbe essere una di queste. Mi scusi. Mi son perso casetta. Allora, scusate, qua c'era la statua del tipo che mi ricordo. Non è che è questa? No. Lì c'era il robot. Ah, qua ci sono le... Allora, qua stiamo qua. No, dovrebbe star proprio sull'angolo. Quelli mi guardano. Ma sono l'uomo della città. Ah, ecco la casetta. E l'ho trovata. Fatemi vedere che mi serve per fare la tisanina. È quella calmante? No. È quella amara? No. Sì, è quella calmante. Mi serve l'alga. Dove cavolo la trovo l'alga? Non ho alghe! Ah. Guerra! Ho sperperato tutti i miei soldi in un attimo, chat. Mannaggia. Esatto, è colpa dei cristalli! È colpa dei cristalli. Taratarata. PogChamp chat. Congratulazioni a Doc per il pezzo da 50 Spider per il curatore. Ma solo arrivare fino a qua sono 200. Cioè, ridendo e scherzando, il viaggio è costato tantissimo.
E non ho, alla fine non ho neanche comprato lo zaino, che era una delle cose che volevo. Il cuoco ce l'avrà l'alga? Finito. Avrà c'hai un'alghetta! T'avanza un'alghetta! No, c'è il fungo, lana, non c'hai le alghe. Ma che chef sei? Can I help you? Tu ce l'hai un'alghetta? Cioè... How can I help you? Tu un'alghetta ce l'hai? Ma nessuno di voi ha un'alghetta! Cioè, sul serio! Cioè... Ma perché ho il You raffreddore, better have the money. Alu? Mi deve far passare prima il raffreddore, perché non passa neanche da solo. Stupido raffreddore! You better have the money. Tu ce l'hai un'alghetta? No, però aspettate, ha direttamente. No, questa è l'indigestione. No, le alghette non le vende, però mi sa che vende direttamente la tisana calmante. Ok. Ah, almeno. Pago 10, non lo ho 10! Ok. Quindi il lino non lo prende come oggetto. Ah, ok. Carina questa faccia. Allora, fatemi posare. Questa, il lino. E ok, possiamo andiamo. Anzi, po poso anche i vestiti del Lich che tanto non mi servono. E proviamo a riuscire, chat. Proviamo a riuscire. Ma una domanda, ma questo poi ogni volta che io dovrò viaggiare Greetings, qua. friend. Yes. Farewell, my friend. Farewell, my friend. Mi porta a Berg? Cioè, io ogni volta che voglio andare via da questa mappa devo pagare. No, è quello il fatto, faccia. Cioè, quindi se uno finisce i soldi ri rimane bloccato qua in eterno? Cioè... Vabbè, scegliamo che andare a vedere, chat. Andiamo a vedere l'ippodromo in rovina. Sta proprio qua. Ci saranno dei cavalli in rovina. Era pessima, lo so. Lo so, chat, era pessima. Lo so.
Ma no, perché non ci sono le frecce che fanno uscire, faccia. Quello è il fatto. Scusate, ma è questo l'ippodromo in rovina? No, allora aspettate, fatemi. Sto tossendo. Ma fatemi. Oh, grazie mille del follow, ragazzi. Allora, fatemi raggiungere il fiume. No, allora, questo è l'edificio centrale, che dovrebbe essere l'orologio del centro. Allora, sentite, facciamo una cosa. Andiamo prima a vedere sto orologio, va. Che cosa sono? Sono golem. Questo è il golem spada che ho ucciso prima, ok. Ok. Cavolo. No, non li avrei voluti far così, però va bene anche così. Prendo tutto, chat, perché ci riservano i soldi. Cioè, oramai prendo tutto, perché qua... No! Che mi... Ho sniffato! Chat, mi sono sbagliato, ho sniffato il... la polverina di mana. Non volevo, chat. Non volevo. È stato più forte di me. È stato più forte di me, chat. Fungo da incubo. Perché dovrei raccogliere un fungo da incubo? Ce ne sono altri sopra. Il problema è che senza il mio set da Lich, ragazzi, il consumo di mana è molto elevato. Ah, sono tre gli attacchi che fanno. Questi però sono golem bestiali. Ma la corruzione l'ho trovata anche nella palude. Non posso mangiare. Infatti me la son... un po' ce l'ho di corruzione. Me l'hanno attaccata 23%. Me l'hanno attaccata nella palude.
No, ce n'è un altro di quelli. La mia natura è contaminata, chat! Ok. Io ce l'avevo uno che mi proteggeva un pochino dalla corruzione, ok. Ma saranno queste cose verdognole, chat, la corruzione, eh? Vestiti blu leggeri, beh, utile. Martello pesante kazite. Incenso cometa, ok. Ma ora io... O sono io che emano il verde? Oh! Chi è? Ma che cavolo! Ciao. Ciao. Ma che cavolo mi ha sparato, chat? No, sto cercando di capire. Dovrebbe essere questa nebbia verde, chat, la corruzione. Sì, vabbè. Dovrebbe. Guardate, fatemi vedere. Corruzione 36, natura contaminata. Fame più 100, resistenza al fulmine meno 25. Cosa? Ok, dobbiamo trovare un modo per proteggerci dalla corruzione o per abbassarla. Cioè, uno che è corrotto è più affamato e è meno resistente al fulmine. Eh no, giusto. Cioè, dobbiamo trovare un modo, chat, per... Vuoi raccogliere il grano? Per abbassarci la corruzione. Per forza. O si abbasserà da sola dopo un po'. Si abbasserà da sola dopo un po'? Ma... Se io sostituisco... Perché io ho sbloccato delle magie, tipo delle maledizioni, no? Tipo tortura e malocchio.
Ciao Sansord, in verità lo vorrei giocare anche io. Però no, non posso, quindi. Diciamo che è un caso, Sansord. How can I help you? Non c'è niente che toglie le maledizioni? Riduce di molto la corruzione. Pozione della purezza. Però costa tantissimo. Fungo velenoso che se cotto accuratamente può stimolare la mente. Interessante. E vabbè, io direi di farci abbassare la corruzione, chat. Cioè, credo di poterlo fare anch'io quel. Ce l'ha lei i lingotti, ok. Dammi un lingotto. Ciao Cesare, grazie mille di essere passata più tardi. Anche se oggi mi sa la chat che stacco un pochettino prima perché sono veramente lessissimo. Allora, quanto avevo di corruzione? 36. E se bevo questa? Zero. Ciao Cesare, buongiorno. Allora, fatemi vedere se la posso fare questa. Se ho la capacità di fare queste pozioni. Beh, stasera ci sei, Paccia, no? No, non so farlo. Non so farlo. Ah, forse vi ha aggiornato la quest? Dice sempre 3 giorni. Vabbè. Possiamo anche fare un'eccezione. Possiamo anche giocarci questa sera se volete a Stream Riders, ragazzi. Perché di solito cioè l'abbiamo fatto qualche volta la sera, Paccia, ma di solito la sera col fatto che siamo di meno cioè ci massacravano sempre. E allora per non perdere i progressi su una mappa abbiamo scelto di non farlo. Chi è Kimer? I vecchi golem usati per combattere la rovina. Una guerra richiede modalità di controllo molto più precise di quelli che utilizziamo oggi. Ok. Non lo so se ce la faccio, Paccia. Che sono veramente devastato. Forse lui vende. No. Cavolo. Ah.
I was so close in that last experiment. No, pensavo che comunque sia mi abbassasse il conteggio dei giorni. Tutto qua. Welcome to Saw. Try the door on the other side of the hall. Mi avevi chiesto qualcosa, Shata? Mi avevi chiesto qualcosa? Ieri è stata una giornata un po' allucinante, Shata. Ma non è che non è che non leggo, è che questo fuma verde. Oh, don't tempt me to violence. È sempre triste quando un apprendista non sa tenere la bocca chiusa. Quella pozione di recupero estremo dall'energia sarebbe andata a ruba come la putina in un giorno d'inverno. A che importa se il suo abuso può causare insufficienza cardiaca? Non è un buon motivo per vietarne la vendita. Certo. Oh, don't tempt me to violence. Cioè, certo, tipa. Però, scusate, l'uscita a nord dell'antico altopiano dove ci porta? Ah, sì, l'ho vista, faccia. L'ho vista. Ah, vediamo di qua. Il problema è che le pozioni per devo trovare una maniera chat per fare le pozioni che mi abbassano la corruzione. Assolutamente. Perché qua mi sa che è molto qua è molto più forte della palude la corruzione, presumo. In qua sotto che cosa ci sarà, chat? Ta-ta-tan. Cos'è quello? Mi sembra un mostro, chat. Mi sembra un mostro, vero? Perché sembra un mostro anche a me. Ciao Gaffi, Cyberpunk solo se riusciamo a riempire quella barretta in basso a sinistra, Gaffi. Oh. Ok. Ma no, Patch, appena è possibile. Tanto è uno di quei giochi che volevo prendere. Appena è possibile lo prendo. Dai, lo sai che...
li gioco quando ho possibilità. Cos'è? Cos'è quell'affare? Che fa? È un coniglio malvagio? È un coniglio malvagio, chat. Ma che è? E lo... No, lo prenderei per play. Che ho visto che ha problemi anche sulla serie 3000, quindi figuriamoci su. Cioè, su PC non ce la farei proprio. L'unica cosa che mi dispiace della versione della Play è che c'è solo quella della PS4, perché quella della PS5 esce l'anno prossimo. Però l'update è gratuito. Cioè, se hai già la versione per PS4, puoi giocare anche quella per PS5. Quindi sì, lo giocherei per play. Vabbè, quello io direi di non ucciderlo, chat, lascia solo della carne. Ma non mi sta alzando la corruzione, vero? No, ok. Radice del sognatore. Sono tutte piante nuove qua. Ma che cosa... Oh, dei pesci! Venite qua, pesci, che mi servite per recuperare il mana. Pesci! L'anguilla antica? Cioè, com'è antica? No, ma alla fine... Cioè, sicuramente... Di grafica sarà molto differente da versione per la PS5 di Cyberpunk. Per quanto riguarda le migliorie da PS4 a PS5, già dovrebbero essercene un po' nella versione PS4 di Cyberpunk. Ok. Ta-tan-tan. C'è un cadavere di uno. Forse qua sotto c'è qualcosa. Ma dice che mi ha aggrato qualche mostro, chat. Boh. Resilienza inaspettata. Collocazione pilastro. Ma che cavolo? Poi c'è una statua gigantesca nel lago. Mm.
Guerra chat! Allora ragazzi, mentre facciamo la guerra, mi assento un minutino veloce veloce, scusate. Rieccomi, scusate l'attesa. PogChamp! Congratulazioni Alu e Doak per il moschettiere Sera, per l'uomo bomba e paccia per il paladino. Ok, dai, facciamoci il boss. Facciamo un boss misterioso questa volta. Facciamo un bossettino misterioso. Ok. Ma ci mancherebbe, ragazzi. Dai, c'era il boss. Poi mi sento in colpa. Però... qua c'è un'altra tana con le uova? Oh! Chissà dove stiamo? Allora, perché io sono praticamente uscito a nord. Ho girato. Sono arrivato qui. Dovrebbe essere questo ponte che porta a Piazza Duvernay.
Andiamo a vedere Piazza Duvernay, ragazzi. Magari c'è qualcosa di figo. No? Vedo qualcosa che si muove. Ah, è uno di quei conigli malvagi. Ok. Beh, in verità ce n'è più di uno. Di coniglio malvagio. Oh, ok. Cosa, Vanni? Oh, ok. Troppe informazioni, Vanni. Troppi dettagli. Comunque, buon per te, perché fa male tenersela. Cioè, questa è la piazza? Ma non c'è un tubo? Allora, puntando verso ovest... Sta fuori mappa questa cosa. Bentornato, Old! C'è una casa fuori mappa? Pasta e fagioli, buona. Buona pasta e fagioli. Classico intramontabile. Tan tan. Tan tan. Tan tan. Martello Kazite. Tan tan. Ma questo... Ok. Qua non si entra, chat. Vabbè, abbiamo trovato una cesta. Facciamocela andare bene. Tan tan. Meglio di niente. Bentornato, Foss, che ti sei mangiato di buono? Ma... Qua dentro non c'è niente. Avevo sperato. Quindi qua dove siamo? Qui, accampamento dei banditi. Interessante, chat. Potremmo uscire con un bel po' di soldini o morti. Ok,
Wow, con un colpo solo vi ha fatto quello? Ah. Molto interessante. Ha uno scudo molto particolare. Giusto, Shata. Oh, ottima idea. Anime. Quello non aveva anima. Quello non aveva anima, chat. Era un bandito senza anima. Perché? Perché non aveva anima? Chat? Perché il bandito era senza anima? No, non capisco. Ah, mi sto portando dietro un kit alchemico. Di quanto sto fuori di peso? 96, un pochino troppo. Allora, facciamo così. Mandiamo il kit alchemico. E abbandoniamo le trappe. No, queste pesano pochissimo. I pezzi di metallo. E come va col peso? 92. Questa pesa 5. Questo pesa 5. Allora la mannaia la lasciamo. Dovremmo muoverci decentemente. Allora, questo quanto pesa? 1,5. Allora, una ce la beviamo. E l'altro lo posiamo. Tre otto, tre sei, cavolo, mi sarei dovuto prendere. Ah, dannazione. L'altro. L'altro zaino, chat. C'è una freccia a mezz'aria. La mia magia l'ha fermata a mezz'aria. Tantam. 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 Tarantam. Tantam. 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 Cioè, mi piace. È figa.
Ok. Ok, ci siamo. E di questi prenderemo solo i soldi, chat, perché, cioè, vorrei prendere... anche il resto, ma no, non riesco più a trasportare nulla. La panna magari la prendo. Un pezzettino di carne essiccata la potremmo anche mangiare. Ma dite che il capo starà là sopra? Ok. Mi hanno ferito un pochettino. Non l'ho capito, Shata. Ancora non l'ho scoperto. Cioè no, non me l'ha detto. Che mi è successo? Cos'è questa debolezza? Ma è una spada magica! Doak, no? Quindi è concesso. Ma dite che il capo starà qua, chat? Facciamo una cosa, pausa un attimo lo zaino. Sarà lui? No, questo è un tenente. Però mi sa che la sua arma vale molto, vero? Grande lama. Ma quanto pesa la grande lama? 6. Poso la lama? Sentite, poso anche l'arco, va. Sarebbe piaciuto fare un po' di dindi, ragazzi, però. Questa però è una cesta normale, non è una cesta super... Torcia di ghiaccio. Ah, ne abbiamo trovata una, chat. Che ti hanno portato di bello, Shata? Oh, Alu. Ti giuro non l'ho fatta apposta. È stato involontario. Perché? Però è colpa di Shata che scrive sempre dopo Alu e viceversa. mannaggia. Non so che lasciare. Quanto sta distante la città?
Tantissimo. Sta molto distante. Ah. Dove? Cavolo, non so. Niente, lascio questo martello. Ma perché, Shada? Ma no, confondo comunque. Ok. Cavolo. Perfetto. Ah, che dolore. Ah, già giusto. Ok. C'è l'elmo. Fichissimo l'elmo. Le ali, giusto. È che ogni volta devo aprire il menu qua per far questa cosa delle anime. Il viaggio per... Chi è? Ah, questo è l'arciere. Il viaggio per la città, chat, sarà un po' lunghetto. Pensavo di essere più vicino, onestamente. Forse quella è la tenda del capo? No. E che c'è qua dentro? Bestia da Soma. Ma io devo capire, chat, come si fanno quegli incantesimi. Sono degli incantesimi molto particolari che sembrano essere molto utili. Tipo bestia da Soma sicuramente ci farà portare tantissimo carico. O evocherà qualcosa che porta per noi il carico. Allora, io sto qua. Quindi devo continuare verso sud fin quando ad est c'è un cadavere. Non vedo un ponte. Ponte. Non si smette mai di imparare, faccia. Ecco il ponte.
Sento dei rumori. Continuo a sentire dei rumori. Vengo un tipo da là sopra. Però io devo assolutamente tornare in città, chat, a vendere questa roba. Ma in verità non sono tubi. È tipo dell'energia viola e passa attraverso dei cerchi giganti, sciata. Cioè non sono in verità dei tubi. È l'autostrada. Ma non lo so a che serve. Sono segnati anche sulla mappa. È vero. E uno va anche fuori. Due vanno fuori mappa. Però non sembra che ci sia modo per entrarci o per raggiungerli. Può darsi, Doc. L'idea non è male. E sarebbe molto figo, vedendo anche che due vanno fuori mappa. Però potrebbe anche essere una maniera magari per disperdere la corruzione. Perché qua è pieno di corruzione. Però la corruzione è verde? O è viola? No, era verde, vero? Quindi no, non c'entra niente. Allora, forse sì, chat. Forse sì. Però, scusate, perché nessuno di loro allora dovrebbe portare alla città? Cioè, che senso ha costruire una città? Se ci sono questi trasporti e poi non collegarcela. No. Ok. Lì c'è una cesta. No, tutto può essere, ragazzi. Figuriamoci. Mi piacerebbe anche come idea. Ve l'ho detto, mi sembrerebbe strano il fatto che hanno costruito una città. Ciao Dedalo! No, ma che? Prima siamo entrati in un posto, siamo entrati nel deserto, ci hanno ucciso in... Oh, forse sono durato 15 secondi. Dicevo, mi sembrerebbe strano. La mancanza della città. Il Natale lo passiamo con Ideo? Non lo so, non lo so. Che noi abbiamo la nostra famiglia. Massimo si imbucherà come sempre.
Oramai ci sono abituati. Ok. Nel 2020 la gente ancora lo... una bobina d'alimentazione. Beh, sì, è rimasto poco, però sì. Ok. Orri! Vabbè, vediamo che decidono, Demi. Quindi di là? Allora, quello è l'orologio. Quindi andiamo davanti all'orologio. Al massimo sì, vi posso mandare Ideo. Lui sì, si può muovere tranquillamente, chat, perché lui si infila dentro un pacco e poi chiama Norman Reedus che lo trasporta in giro. E Reedus è immune, no? Le scatole della PS5. Carina, molto carina anche la musica della notte, che è diversa da quella del giorno, chat. Veramente carina come idea. Adesso la facciamo la battaglia, ragazzi. Entro, vendo queste cose. E poi facciamo la battaglia. Non vi preoccupate. Facciamo subito. Tanto dopo questa battaglia stacco, chat. Sono veramente lesso. Ok. Greetings, friend. Allora, valgo un pochissimo, chat. Mannaggia. Valgo veramente poco. Che cavolo. Valgo su un serio pochissimo. Mi aspettavo molto di più. Oggi che mangio di buono, non lo so, sciata. Non è che ho tanta fame.
E qua di solito quando sono stanco non è che ho molto appetito. Ok, allora, dormiamo fino a mattino. Eh sì, Paccio, ho finito i soldi. Finiti di dindi. Cioè, non so adesso a quanti dindi siamo arrivati. 463. Vabbè. Sì, sì, lo so, Spider. Stavo per finire. Ok, ragazzi, facciamo la battaglia. Ok, il boss è andato. Dobbiamo solo resistere a tutti gli altri, chat. Dovremmo farcela senza problemi. E gli arcieri sono molto infami. Però noi siamo veramente tanti. Dai! Eeeh! PogChamp, chat! PogChamp! Congratulazioni a Rocket per il rogue volante, insieme ad Alu, anche lui un rogue volante, e a Dedalo per il berserker. Congratulazioni, ragazzi! Allora, io direi che oggi ci fermiamo qui. Scusate, ragazzi, che faccio mezz'oretta in meno, ma sono veramente stanco. Tenterò comunque sia di recuperare questa sera. Grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia, grazie delle chiacchiere, siete stati gentilissimi come sempre. Io vi auguro di passare una bellissima giornata e vi lascio in compagnia del Turbone. Salutatemelo voi, ragazzi, perché io sono veramente lesso, scappo subitissimo. Grazie ancora a tutti, ragazzi, e a più tardi, molto probabilmente. Ciao ciao!